Professor Carlo Contini, ben ritrovato. Lo ricordiamo, professore ordinario di malattie infettive tropicali di Unife, ma anche direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive universitaria del Sant'Anna di Ferrara. Con lei naturalmente l'appuntamento settimanale per fare un po' il punto sulla fase attuale dell'epidemia Covid-19. Allora, professore, partiamo subito con una domanda. Buongiorno intanto. Allora, è di questi giorni, esattamente dell'11 maggio scorso, un focus dell'Istituto Mario Negri su alcune nuove possibili terapie farmacologiche mai utilizzate sino ad oggi contro il Covid-19. Nei casi lievi in generale si stanno prescrivendo dei trattamenti che sono puramente sintomatici, febbre, tosse e quant'altro, e terapie di supporto per i casi di polmonite, ma però non ci sono farmaci specifici contro, lo ricordiamo, il SARS-CoV-2, e quelli utilizzati finora, sia antivirali che antinfiammatori, le chiediamo, sono ancora oggetto di sperimentazione? E tutto questo che cosa significa? Allora, una domanda molto interessante. Sì, lei ha detto bene, all'Istituto Mario Negri si stanno sperimentando dei farmaci perché diciamo la patogenesi, la clinica di questa malattia sono in continua evoluzione. Vale a dire, si è visto che la causa di morte di questa malattia non è soltanto l'insufficienza respiratoria, ma in molti casi anche l'insufficienza renale. Per cui si è visto che il sistema complementare, il sistema del complemento, che è ben noto in immunologia, ha un'azione difensiva per il nostro organismo, però con il coronavirus viene disregolato e quindi di conseguenza ci diventa ostile al nostro sistema immunitario. Per cui all'Istituto Mario Negri stanno sperimentando dei farmaci che in realtà sono già presenti sul mercato e che inibiscono appunto questa azione del complemento. Uno di questi è l'eculizumab, che è un anticorpo monoclonale che sembrerebbe praticamente attivo nell'inibire il sistema complementare, quindi di conseguenza praticamente di portarci dei benefici. Lei giustamente poi ha puntualizzato che non ci sono in effetti farmaci specifici per il coronavirus. È vero, noi non abbiamo farmaci specifici, abbiamo tutti farmaci che vengono nominati off-label, cioè utilizzati praticamente nello specifico per altre patologie, ma non per la malattia del nuovo coronavirus. Comunque, in pratica, quali sono gli approcci terapeutici utilmente allo stato attuale utilizzati? Fondamentalmente si focalizzano su farmaci che inibiscono la replicazione del virus, e tra questi ci sono appunto i farmaci anti-HIV ben collaudati, che non tutti però sembrerebbero efficaci nei confronti della Covid-19. Tra questi c'è anche la clorochina, che oltre ad avere un'azione antivirale avrebbe anche un'azione immunomodulante. Ricordiamoci che la clorochina è stata utilizzata è utilizzata per il trattamento della malaria, ma è stata utilizzata anche con un certo margine di successo per la SARS e per la MERS, e quindi viene impiegata anche allo stato attuale. In realtà stiamo parlando più delle idrossiclorochina che della clorochina. Poi ci abbiamo anche farmaci che vengono utilizzati per ridurre l'azione infiammatoria, quindi farmaci antinfiammatori, e tra questi praticamente non dimentichiamoci il tocilizumab, che è stato impiegato per la prima volta appunto a Napoli. Poi abbiamo anche il favipravir, oltre ai cortisonici e anche alla colchicina impiegata per il trattamento di alcune malattie reumatiche. E poi naturalmente anche l'inibizione della coagulazione, tra queste appunto ci sono le eparine a basso peso molecolare che sono state e che vengono impiegate allo stato attuale per appunto, per così dire, sciogliere quei microtrombi che si vengono a formare in seguito alla potente azione infiammatoria che prende il nome appunto di cascata citochinica imponente e che porta purtroppo alla morte il paziente. Ora, questi sono fondamentalmente i farmaci, ecco il significato appunto dell'utilizzo di questi farmaci, però naturalmente la materia è in continua evoluzione, quindi si stanno cercando sempre nuove soluzioni su questo fronte in attesa del vaccino.
Ecco, professore, allora, nella fase 2 si deve convivere con il virus. L'obiettivo del mondo scientifico sanitario, ci pare di aver capito, è quello di evitare l'assalto agli ospedali e quindi anche di evitare il ricorso alle terapie intensive, puntando a, diciamo così, a rafforzare la sanità del territorio. Ecco, ma se questo è l'obiettivo, diciamo così, la diagnosi deve essere tempestiva. Lei può dirci se e che cosa si sta mettendo in piedi per avere diagnosi, diciamo così, sempre più precoci? Allora, la diagnosi tempestiva e rapida delle malattie infettive è stato sempre l'obiettivo primario perseguito da tutti coloro che si occupano di malattie infettive. Quindi teniamo sempre presente che allo stato attuale l'unico strumento diagnostico è sempre il tampone nasofaringeo, perché quello è quello che mette in evidenza se c'è la presenza dell'RNA virale. Abbiamo visto che i test sierologici ancora non sono perfettamente a punto, ci vorrà del tempo, e soprattutto non assolvono a quella funzione importantissima che è rappresentata appunto dalla diagnosi. Praticamente non si può utilizzare un test sierologico ancora a scopo diagnostico, ma soprattutto studiano soltanto la diffusione del coronavirus, quindi vale a dire hanno un impatto, eventualmente avranno un impatto epidemiologico. Recentemente però l'Università dell'Insubria ha messo su un test che probabilmente rappresenterà, diciamo, un'arma strategica di straordinaria importanza, che sono appunto i test salivari per la ricerca dell'RNA virale. Sono dei test molto pratici che, pensate, sono stati messi a punto da un ricercatore di odontoiatria dell'Università dell'Insubria assieme ad un biochimico, e che, come per il test di gravidanza, praticamente danno la risposta praticamente dopo qualche minuto, quindi in pratica avranno un impatto enorme per quanto concerne la diagnosi ed anche l'epidemiologia di questa infezione. Infatti nell'ambito degli aeroporti, dei pronto soccorsi, e anche possono essere utilizzati su strada senza che il passeggero esca dalla macchina, quindi avranno sicuramente un impatto molto importante. Come per i tamponi nasofaringei, naturalmente questi test fanno una fotografia. Ricordiamoci, la fotografia dell'istante, misurano praticamente l'infettività, misurano la carica virale della persona al momento del prelievo del campione, e questo naturalmente non viene fatto dai test sierologici, quindi bisogna puntualizzarlo questo aspetto. Ricordiamoci inoltre che per questo questi test rapidi sono utili soprattutto per identificare anche gli asintomatici, perché noi sappiamo che gli asintomatici sono quelle persone che hanno il virus, sono positivi ma non sanno di essere positivi, ma che diffondono il virus, e che naturalmente stiamo parlando di tantissime persone in Italia come in altri paesi, che appunto sono asintomatici senza sapere di esserlo. Quindi questo strumento del test salivare rapido potrà praticamente finalmente dare anche una visione globale in questo scenario di difficoltà legate appunto a conoscere la diffusione del virus. Non solo, però possono apportare anche un utile supporto per quanto riguarda il follow up, cioè diciamo soprattutto il monitoraggio di pazienti che vengono dimessi, perché se continuano ad esserci particelle virali nella loro saliva, significa che questi pazienti ovviamente dovranno ancora rimanere in quarantena e quindi in isolamento respiratorio. Ecco, queste sono le principali, diciamo, novità che scaturiscono da questi test di rapido impiego che si stanno approntando e che fra poco avranno una diffusione nel mercato. Ecco, parliamo ora di farmaci e di terapie, perché tra i farmaci antivirali, cioè quelli che hanno lo scopo di bloccare la replicazione del virus, è stata inserita anche la terapia che utilizza il plasma dei pazienti guariti per curare i pazienti già ad uno stadio non avanzato della malattia. Ecco, professore, ci vuole spiegare
di che cosa si tratta e in quali casi è applicabile e se può anche essere utilizzata in tutti i centri dove sono curati, diciamo così, i pazienti Covid-19? Sì, come abbiamo detto anche le volte precedenti, la plasma, la terapia con plasma iperimmune rappresenta allo stato attuale la terapia specifica nei confronti del Covid-19. Perché? Perché utilizza in pratica gli anticorpi specifici contro il virus. Teniamo presente che, come abbiamo detto anche la volta scorsa, è una terapia che risale al secolo scorso, è stata utilizzata per la prima volta per curare e far guarire i piccoli malati, i piccoli bambini con la difterite e poi in seguito anche per altre patologie, non ultima anche la pandemica, l'influenza pandemica del 1918, moltissime persone sono state trattate con il plasma iperimmune, così pure anche altre malattie come la malattia dal virus dell'influenza suina, dal SARS, dalla MERS e quant'altro. Ora, in che cosa consiste? Si provvede praticamente alla raccolta del plasma iperimmune, cioè vale a dire dalla raccolta di plasma di soggetti guariti di recente dal Covid-19, persone che hanno contratto la malattia quindi in forma sintomatica, ma anche asintomatica o paucisintomatica, che sono sempre guarite e che si trovano, vale a dire, anche in isolamento fiduciario a domicilio. Devono essere trascorsi almeno 14 giorni dalla guarigione clinica, quindi con la risoluzione totale dei sintomi, e poi ci deve essere anche la guarigione virologica, vale a dire devono avere queste persone almeno due tamponi, praticamente due test effettuati mediante biologia molecolare per la ricerca dell'RNA sul tampone nasofaringeo, anche su plasma, su siero, effettuati a 24 ore di distanza l'uno dall'altro. Naturalmente deve essere anche ripetuto 14 giorni dalla guarigione il tampone. Prima della trasfusione bisogna poi effettuare il test degli anticorpi neutralizzanti. Tantissimi laboratori italiani adesso si stanno attivando proprio per effettuare questo test, perché dal plasma ovviamente bisogna estrarre, ovviamente bisogna prima conoscere lo stato di questo paziente, perché non tutti i soggetti hanno gli anticorpi neutralizzanti, o meglio non ne hanno in quantità sufficiente per poter essere trasfusi. Una volta che viene effettuato questo tipo di test, allora il paziente può ragionevolmente ricevere il plasma iperimmune. Teniamo presente che la somministrazione è ottimale nei primi 7 giorni, di buona efficacia entro 14 giorni, e in teoria non dovrebbe essere effettuata la trasfusione dopo praticamente le 3 settimane dall'esordio della malattia, quindi tutto va fatto, non c'è l'indicazione oltre le 3 settimane dall'esordio della malattia. Questo praticamente al fine di evitare che il paziente abbia appunto una importante compromissione del polmone. Ecco, questo è la cosa che io volevo veramente puntualizzare, cioè in pratica il paziente può avere un'insufficienza respiratoria iniziale, ma non ci deve essere un danno polmonare, perché il danno polmonare ovviamente è quello che pregiudica anche la buona riuscita della terapia col plasma iperimmune. Teniamo anche presente un altro elemento importante: alcune regioni si stanno attrezzando per la messa in piedi di questa procedura, che è stata avviata, e lo vorrei ricordare, con grande successo da Pavia e da Mantova. Anche la nostra regione ha abbracciato il protocollo del plasma iperimmune, e così altre regioni lo stanno facendo. Il problema allo stato attuale è quello di installare, cioè di attuare una banca del plasma, vale a dire i donatori devono essere chiamati, donare il loro plasma. Teniamo presente che con una sacca di plasma si possono trasfondere 2 pazienti, quindi in pratica se quella sacca di plasma che equivale a circa 600 ml contiene gli anticorpi neutralizzanti, quindi atti ad essere trasfusi, si possono in teoria curare e salvare la vita di 2 persone.
Ecco, professore, lei ci ha spiegato in che cosa consiste questa pratica, ci ha detto che anche l'Emilia-Romagna, dopo vari rifiuti, diciamolo, insomma, ha introdotto questa sperimentazione, però non ci ha detto che a Ferrara lei sarà proprio coinvolto in questa sperimentazione. Allora le chiediamo, ecco, chi è in grado di praticarla? Sono necessarie delle competenze specifiche e delle attrezzature particolari? Allora, preciso che le malattie infettive di Ferrara verranno coinvolte e stiamo aspettando allo stato attuale le direttive dalla regione che ha diritto a questo protocollo. Naturalmente chi la potrà effettuare saranno soltanto gli emotrasfusionisti che siano in grado ovviamente di effettuare il test degli anticorpi neutralizzanti, ma su questo non ci saranno problemi. Per quanto riguarda poi la procedura, è naturalmente simile a quella già impiegata in altri centri e naturalmente tutti i lotti, tutte le emotrasfusioni devono essere testate per i soliti virus, batteri e quant'altro che si testano ovviamente in tutti i centri trasfusionali prima di effettuare la trasfusione. Torniamo un attimo al discorso della convivenza con questo virus, soprattutto dopo il lockdown di questi mesi, significa comunque cambiare le abitudini di tutti noi. È un cambiamento che coinvolge sia gli operatori, quindi di produzioni, commercio, servizi, sia coinvolge anche i clienti, i fruitori. Per questo si fa affidamento sul senso di responsabilità di ognuno di noi. Ecco, ma chi non ha le informazioni corrette o non è in grado anche di comprenderle, l'appello al senso di responsabilità, magari può rischiare di diventare inutile, ingenuo o forse anche un po' ipocrita. Ecco, non crede che oltre, diciamo così, a cambiare le modalità di cura in questa fase si dovrebbe anche cambiare o, diciamo così, quantomeno potenziare l'informazione? Vede, in tanti cittadini e non soltanto cittadini del nostro paese sembra che si sia instaurata una sorta di riduzione della percezione del rischio. Vedi anche l'esempio della Germania, vedi anche l'esempio di altre nazioni, vedi anche la Corea e quant'altro, quello che sta succedendo e che purtroppo è abbastanza preoccupante. Noi l'abbiamo un po' visto a partire dal 4 maggio e naturalmente tutti temiamo la progressiva riapertura che verrà appunto messa in atto a partire dal 18 maggio, che però allo stato attuale è inevitabile. Dobbiamo sempre pensare che oltre al versante salute c'è il versante economia, che ovviamente non si può trascurare. Io tengo a precisare un dato che ormai tutti conosciamo: il virus sta sempre circolando, seppur in misura meno intensiva, grazie alle misure di contenimento che ha adottato per primi, dopo la Cina, il nostro paese. Però basta poco perché il virus ci salti nuovamente addosso. È in questo che l'informazione, e io mi riferisco soprattutto alla televisione perché il mezzo mediatico più importante in assoluto, quello che ovviamente guardiamo tutti, che e altri mezzi, al limite anche la radio ovviamente, in questo la TV, dicevo, dovrebbe insistere perché il virus, perché appunto senza perdersi in mille sfaccettature, che altre volte sono anche inutili. E non sto parlando di seconda ondata epidemica, sto parlando proprio di questa fase, vale a dire non bisogna allentare la guardia, quindi ci dovrebbero essere continui spot intensivi proprio per ribadire questo importante messaggio. Non dobbiamo mollare, diciamo, la presa, dobbiamo sempre tenere presente che noi abbiamo attuato le misure del lockdown, il contagio si sta riducendo, le regioni si stanno allineando piano piano a quel famoso valore percentuale che oggi è 0,4%, ma si presume che sia, se si andrà avanti in questo senso, potrebbe anche arrivare allo 0,2%, ma se dovessimo salire, o meglio, se dovesse aumentare questo valore percentuale, come è successo per la Germania, questo sarebbe molto preoccupante e si rischia di ritornare indietro veramente con enormi danni. Ecco, allora, lei ha detto non dobbiamo allentare la guardia, allora le chiediamo, proprio per andare in conclusione di questa intervista, visto che insomma tutti noi siamo un po' guidati in prima battuta
diciamo così, dalle nostre emozioni. Ecco, le chiediamo, lei ritiene che dovremmo fare leva sulla speranza o piuttosto ancora sulla paura, sul senso di impotenza e di incertezza che insomma era diffuso nei mesi scorsi? Stiamo parlando di un virus che ovviamente ha impaurito tutti. Stiamo parlando di un virus che in appena 4 mesi tutti sappiamo quello che ha combinato. Ora è chiaro che dobbiamo fare affidamento sulla scienza e basta. Io dico che questo è il messaggio fondamentale. Si devono ascoltare presumibilmente soltanto persone qualificate per parlare e che siano addentro la materia, vale a dire tutti coloro che si occupano di un argomento appunto inerente al coronavirus. In Italia è vero che c'è stata molta trasparenza su tutto, l'informazione è stata trasparenza anche se abbondante, e forse in questo si è distinta dagli altri paesi, però si sono generate anche tante paure legate alle false notizie, quindi questo dovremmo cercare di evitarlo. La paura ovviamente viene generata anche dalle fake news e quindi di conseguenza sarebbe sempre meglio ascoltare le persone estremamente competenti e nessun altro per poterci dare delle informazioni utili in tal senso. Allora, la ringraziamo professore, naturalmente ricordiamo la scienza, no? Come guida nostra al buon senso per cercare di continuare su questa strada che insomma tutti noi siamo riusciti con tanta forza di volontà a perseguire in questi mesi di lockdown. Noi le auguriamo naturalmente un buon lavoro. Grazie. E arrivederci alla prossima settimana per un nuovo aggiornamento. Buongiorno. Grazie professore. Grazie a voi, buongiorno.